Boris. Il prossimo ospite arriva da Airolo per la Lega dei Ticinesi UDC Ticino, è Norman Gobbi. Non male, una voce un po' proprio del late night show, vedi, siete una voce molto da late night show. Allora, partiamo con una cantata? No, che potrebbe essere coinvolgente. Eviterei anche la cantata, no, vista la voce. Perché può coinvolgere anche il resto del pubblico. Aspetta, prima peschiamo il minutaggio, Norman. Dica lei, e dentro una di quei bussolotti, con i minuti in cui sta in diretta, Norman Gobbi ha scelto che per lui ci saranno 5 minuti. Il consigliere di Stato Norman Gobbi avrà 5 minuti di intervista. Può scegliere, Norman, se fare canestro e passare a 7, o se non tirare, oppure niente. Perché? Ho fatto una ciaspolata di 14 km e oggi a Carino. Ma cosa hai fatto alla voce? Io ho mangiato per lui, nel senso una gastro racchettata. fai partire. Allora, adesso io mi siedo di fianco a Norman Gobbi e noi parliamo solo della gastro racchettata. Va bene. Caro Norman, apriti a me. Buonasera a tutti, scusatemi. Allora, com'è sta gastro? Tira giù il pelo, t'ha mai tirato, mamma? Tira giù il pelo. Norman, com'è sta cosa della gastro racchettata? Cos'è che ti fai? A che ora sei partito? Sono partito da casa alle 8:15, ma non sembra. Puoi alzare un po' la voce che non ti sento. Scusatemi, allora, sono partito alle 8:15 da casa e sono arrivato alle 9:15 a Cari. Quindi calcola, Airolo Cari ci vuole un'ora, quasi, se vai secondo i limiti. Secondo i limiti, giusto Sasha? Dopo ne parliamo, perché sono ti deve chiedere una cosa, sì. Un'ora. Secondo i limiti. E sono andato sulle 9:15, più che cosa. Abbiamo fatto un bellissimo giro. Guarda che stiamo già vedendo le tue storie su Instagram, tra l'altro, alle nostre spalle. Sì, vabbè, non ho mostrato tutto, non ho mostrato quando sudavo come un Purcell, per dirla tutta, proprio perché è stata comunque una cosa molto, molto impegnativa, perché il dislivello comunque di 500 metri, 10 km, 11 km di percorso. Neve bella. Neve bella, temperatura altissima. Ah, quindi anche un po' rischiosa, no? No, non era rischiosa, e ma E poi era... quando ti sei arriva su? Bellissimo. E dimmi il panorama, cosa ti mangi? Ho visto... dove vai tu di solito in vacanza, quindi d'Alpe, con dietro tutta la corona del Campolungo, il Tencel, il pizzaforno e quant'altro. Bellissimo. E cosa ti hai mangiato? Andiamo al cibo e alla bevuta. Al cibo, buono. La prima era proprio la colazione con prodotti leggeri, quindi il pane di Osco ricco di latte e burro, poi le frolle di Bosco ricche di burro e zucchero, rispettivamente. Ma come caffè. Fai? Allora, io ti seguo su Instagram, ok? Allora, stasera ho mangiato cazzuola prima di venire qua. Sono passato... nei territori del SEBA, ecco, il sindaco di Brescia, sono andato a Bruzzella a mangiare la cazzuola stasera, quindi... Ma mi spieghi come fai comunque a mantenerti in linea? Perché ci cammino dando... 14 km la gastro racchettata. Capì, ma ci stai dando di cibo, lo vedo il tuo profilo Instagram, eh? Io sai che una volta bisogna guardandolo più di 5 minuti ho preso 3 kg, guardando il tuo profilo Instagram, una roba impressionante. Brucio di più di prima. Cioè, ieri sera ho fatto una partita di hockey, boh, mangiando e bevendo comunque. Ah, dopo. Ti ho visto al derby, che numero è? No, il derby tra Hockey Club Stracking e Pesatec. Ma queste erano le squadre? Sì. Senti, e questo Ambripiotta stasera ha perso, ieri ha vinto. Per fortuna. Stai friggendo comunque con questa squadra. Stiamo friggendo tutti. E non ti vuoi sbilanciare chiaramente, perché no? Vai, tu che inferri lei come solito. Non si sbilancia. Vuoi fare un pezzetto della Montanara? Te lo permetto, se vuoi. Con questa voce, ma te l'ho già detto una volta, che la fumigo. Oh, le corde, devo cadere. No, vabbè, ho provato. Se non vuoi farlo, se sei contro il sistema, dimmelo. Allora, se lo metto contro il sistema. Vuoi prendere un imprevisto? Imprevisto sì. Adesso spero che non ci sia una cantata, perché sennò mi dici non posso cantare. Eccetera. Imprevisto, devo aprirlo io o apri tu? Adesso vedo. Ne ho presi due. È bellissima. Vieni pure, alzati già, Norman, grazie. Accomodati pure. Siamo qua. A posto. Allora, e tra l'altro al fuoco amico adesso. Buonasera, abbiate... La leggi tu? Finisci l'intervista in piedi saltellando. Che per di, che per di, in sci. Che per in sci. Di, in sci, va bene? Quanto tempo? Oh, 2 minuti. 2 minuti e 20, si chiama praticamente, la gente normale lo chiama step e qui lo chiamiamo programma televisivo. Parlo così, ok, no, faccio, su, come faccio su, in palestra? No, sì, sì. Sci. E saltellando, chi non salta, quello lì, no? Giusto? Ok, sei pronto? Allora, domande, via il tempo e saltelli per Norman Gobbi. Vai, Sasha, vai. Dunque, il tema a caso, radar. C'è chi dice che il dipartimento vuol far cassetta. È così? Tu la pensi così, visto che hai preso il radar stasera? No, non l'hai detto. Non l'hai detto. No. 2 minuti. Vai. Alfonso. Stramazzo per terra. Vai. E beh, una volta...
Avanti, avanti. Però devi saltellare tu, non è perché sei ministro che non puoi, devi saltellare. Non ho l'esenzione. Vai, vai. Non ho l'esenzione. Vai. Una volta però la Lega diceva che i radar bisognava distruggerli. Infatti abbiamo tagliato i pali dei radar fissi e abbiamo cambiato il sistema. Abbiamo cambiato il sistema, ma purtroppo il mio dipartimento è uno di quelli che sanziona, visto che far rispettare le leggi significa continua. Prevenire, ma anche... Continua. No, non è una bella cosa, sto guardando il monitor, non è una bella cosa. Mia per fortuna siamo fuori la fascia protetta, comunque bene. Caroline, a te la domanda, vai. La coreografia dell'Ambrì di ieri era dedicata alle misure... Ma a sempre te? A me, ma mi vogliono bene, mi vogliono bene. Pensa, ti odiano sia Lugano che Ambrì, ho visto anche la fossa ha messo su, se non volete, cos'è? Se non volete l'identificazione non crociate lista 12, invece crociate lista 12, mi raccomando. Manca un minuto, Manuela, lo facciamo fisicamente? Sì, io più che altro eviterei di farlo parlare, magari facciamo delle... No, salti pure. Però le faccio risparmiare il fiato. Sono licenziata, vero? No, non c'entro niente con la ditta. Malissimo. Mi ha guardato male. Va bene. Allora, Norman, di perché la gente ti deve votare. Guarda in camera. Guarda in camera. Chi? No, ma se salto io, però devi saltare anche tu. Saltiamo insieme. Sono in conduzione da 7 ore. Vai, Norman, perché ti devono votare? Perché siamo 2 mega direttori galattici bellissimi. Il numero? Lista 12, candidato 4. Norman Gobbi, ultima cosa, puoi smettere di saltare, ma c'è modo di togliere la multa a Sasha dal Col? Non è detto che io l'abbia presa, cioè, non vorrei... Gira questa voce, però, mi hanno detto. Sì, sei ben informato, perché Matteo Pelli l'ha detto pubblicamente. Strano, tra l'altro. Gli informatori che seguono la trasmissione. Io non l'ho seguita la trasmissione, ma... Come non l'hai seguita? Tandetto... Come faccio a partire da Cari, andare in Rolo, il Mamma Ubin, una Bregia, cioè a Bruxelles, la fascina, vieni qui e guarda la trasmissione. E Talumia di Mida fa campagna, No. Non era campagna, era una cena tra amici. Grazie, signore e signori, è stato con noi il ministro Norman Gobbi. Grazie.